Che dire di questa partita? Un secco 3-0, venire a Macerata e fare il risultato pieno, una bella soddisfazione. Ma sì, sicuramente per la nostra corsa alle posizioni più alte era quello che volevamo, quindi siamo venute giù agguerrite perché non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra, anche perché anche se erano un po' in allarme, infortuni, cose del genere, le risorse dell'atleta sono sempre illimitate, quindi dobbiamo fare il nostro gioco, l'abbiamo fatto, abbiamo dato spazio a delle giovani, 3-0 e siamo contente così. Specialmente 2-7, nulla di eccepibile, completamente, in circa mezz'ora avete letteralmente devastato la compagine dell'Elvia Regina, mentre il terzo set sembrava addirittura, no, che la compagine dell'Elvia Regina fosse rientrata in partita. Ma sì, ti dico, il brio delle ragazze più giovani che sono state messe in campo, anche trascinate da magari familiari o amici che erano in tribuna a sostenerle, ci hanno messo in difficoltà. Un paio di nostre giovani che all'inizio si sono sentite un po' spaesate, invece poi dai, abbiamo rimesso gli equilibri in campo e siamo riuscite a vincere. Un secco 3-0, Deborah, ma la squadra avversaria è molto forte. Sì, loro sono veramente forti, sono complete, hanno esperienza, però quell'ultimo set noi potevamo vincerlo sinceramente, però Un po' di un rammarico. po' sì, però per come stavamo messe abbiamo fatto veramente tanto. Specialmente te, che so che vieni da un infortunio, come stai? Io sto così così, oggi dovevo stare ferma, però purtroppo eravamo quelle che eravamo, quindi ho dovuto giocare e adesso ho tutta domenica per riposare e speriamo per lunedì. Quindi dobbiamo ringraziare Deborah, che anche noi sapevamo che non era in perfette condizioni fisiche, ma c'erano altre ragazze anche loro non in perfette condizioni fisiche, quindi hai dovuto stringere i denti, però voglio dire, perdere con questa squadra è sempre una bella soddisfazione. Sì, certo, abbiamo giocato bene, alcuni tratti abbiamo espresso una buona pallavolo, quindi è stata una bella partita, dai. Una bella esperienza e soprattutto un buon anche viatico per te per rientrare in prima in squadra. Sì, è stato importante, sono contenta che il mister mi ha messo in campo e vediamo per la prossima partita. Una sconfitta, un secco 3-0, però dalla nostra parte qualcosa da recriminare c'è, soprattutto per l'assenza. Ma sicuramente la cosa importante è che le ragazze non si sono demoralizzate, diciamo che le seconde linee, le riserve che oggi hanno sostituito le quattro infortunate, si sono comportate molto bene, tant'è vero che il terzo set l'abbiamo combattuto fino all'ultimo momento, è stato perso ai vantaggi. Comunque io penso che questo momento di sfortuna, diciamo di infortuni, passerà. La squadra ancora crede nettamente nelle loro possibilità, è una squadra che può stare tranquillamente a metà classifica. Io penso che quella classifica che noi ora stiamo calcando è la classifica sicuramente Rispecchia. importante e che rispecchia veramente le potenzialità di tutte le nostre ragazze. Ringraziamo anche i tecnici che stanno lavorando, diciamo, in un modo egregio, pensando solo che riescono ad allenarsi con ragazzine molto più giovani per poter averne 12 in campo o addirittura con qualche ragazzo, ex giocatori, che gli dà una mano. Stanno facendo i miracoli, perciò dobbiamo dire grazie ai tecnici e grazie a tutte le ragazze che ce la stanno mettendo tutta anche in questo momento di difficoltà. Certo, questa era una partita per aumentare il bagaglio tecnico, certo non per aumentare la classifica, quello che ha detto il campo, però giustamente come hai detto te è sempre una buona esperienza che anche le giocatrici che meno vengono impiegate oggi hanno potuto dimostrare, specialmente sul terzo set, che sono valide per la causa della propria squadra. Ma questo è stato proprio importante, importante è stato quanto abbiamo già detto prima, ma consideriamo pure che abbiamo giocato sì con le riserve delle riserve, ma riserve in ruoli che non erano i loro. Abbiamo giocato come opposta con una seconda palleggiatrice, abbiamo giocato Il libero. il libero addirittura che ha giocato come schiacciatrice, abbiamo giocato con un'altra ragazza che faceva la banda, invece era un'altra opposta. Perciò ecco, Quindi proprio una situazione una situazione d'emergenza. proprio d'emergenza e dobbiamo dire comunque che siamo Grazie. contenti di tutto quanto.